Buongiorno amici, in questo quarto tutorial su Capture One 20 andiamo a vedere come fare un editing di base di un'immagine. Allora, come vedete questa immagine ha un problema, è sottoesposta in questa parte, è un'immagine dei fori romani presa all'alba. Allora, andiamo a migliorare questa immagine con un editing, torno a ripetere, di base. Allora, io qui mi sono creato il mio pannello personalizzato degli strumenti. Se non sapete come creare un pannello personalizzato degli strumenti, vi rimando al tutorial precedente che ho fatto, il numero 3 a questo, in cui personalizzavo, facevo vedere come personalizzare l'area di lavoro e nella personalizzazione dell'area di lavoro ho spiegato anche come creare un pannello degli strumenti personalizzato. Quindi se volete crearvelo ad hoc, vi rimando al video precedente a questo. Allora, andiamo a migliorare questa immagine. Allora, questa immagine io parto di solito con il bilanciamento del bianco, quindi voglio scaldare un po' questa immagine che è stata ripresa all'alba. Quindi vado sul bilanciamento del bianco e vado a leggermente scaldare l'immagine. Non esagerate perché altrimenti il risultato non è molto credibile. Io direi che così può andare bene. A questo punto andiamo a regolare un po' l'esposizione, quindi quest'area è tutta un po' sottoesposta. Vado a toccare leggermente l'esposizione, non esagerate con l'esposizione perché come vedete che la modificate di pochissimo e guardate i risultati. Come faccio a ritornare a zero? Ci clicco due volte qui sul cursore e torno a zero. Quindi vado a aumentare leggermente l'esposizione. Ok, a questo punto vado a schiarire un po' le ombre perché il problema di queste immagini un po' sono le ombre che sono troppo scure. Quindi vado sul cursore delle ombre e vado a schiarire le ombre per far risaltare questa parte interessante dell'immagine che era sottoesposta. Allora, vado leggermente ad abbassare le alte luci, senza esagerare. Ok, vado ad aggiungere forse un po' di saturazione, anche qui, senza esagerare. A questo punto, cliccando due volte con questo strumento, vedete qui panoramica, e zoomando con la rotellina del mouse, possiamo andare a vedere che c'è un po' di rumore digitale in questa parte perché era una parte piuttosto scura. Ok, quindi come facciamo a ridurre un po' questo rumore digitale? Andiamo sulla riduzione rumore. In questo strumento luminanza vado ad aumentare un po' e come vedete il rumore si è attenuato, c'è un'attenuazione del rumore. Poi giocateci un po' voi con questi parametri per vedere il prima e il dopo soltanto. Sulla riduzione del rumore andiamo su questa piccola icona tenendo premuto il tasto Option su Mac o Alt su Windows, lo premiamo, clicchiamo su questa icona e vediamo il prima e il dopo, il prima e il dopo. Ok, cosa abbiamo ottenuto? Andiamo qui su Resetta, non cliccateci su perché altrimenti tornerete all'immagine iniziale, quindi quella senza le modifiche. Però tenendo premuto il tasto Option su Mac e Alt su Windows, lo premiamo, clicchiamo su Resetta e vediamo com'era l'immagine e come adesso con tutte le modifiche che abbiamo effettuato. Ok, ora cosa voglio fare? Voglio raddrizzare leggermente l'immagine perché la prospettiva, più che raddrizzare, voglio correggere un po' la prospettiva della lente perché vedete che qui è leggermente distorta. Converge un po' verso il centro.
Quindi vado sul punto chiave, su verticale, vedete che cliccando compare già una griglia, mi sposto leggermente sulla destra e come vedete ho leggermente corretto la prospettiva dell'immagine. Quindi tornando su Resetta, premendo Option su Mac o Alt su Windows, vediamo il prima e il dopo. Ok, diciamo che questa immagine già l'abbiamo migliorata abbastanza. Quindi siamo partiti da un'immagine che aveva comunque un problema di sottoesposizione e ora abbiamo ottenuto questa immagine, diciamo, sicuramente più gradevole da vedere. Ok, per questo facile tutorial sulle modifiche di base in Capture One 20 abbiamo finito. Io vi ringrazio di aver visto questo video. Se questo video vi è stato utile, vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi al mio canale e a mettere anche un commento se volete. Condividete pure questo video e intanto vi ringrazio ancora e vi aspetto al prossimo video su Capture One 20. Grazie e alla prossima. Ciao amici.